Eccoci, dai, buongiorno. Qua siamo sulla Modena Brennero, 350 km, tutta dritta, di cui 320 tutta in pianura, ma tutta completamente divieto di sorpasso per i camion. Adesso stiamo viaggiando a 75 km orari, perché davanti c'è qualche coglione che non deve andare a lavorare ma deve andare a spasso per rompere le scatole alle persone che lavorano. Io proprio in 27 anni di esperienza di guida non riesco a capacitarmi di questo divieto di sorpasso. Da Modena Nord fino su al Brennero è tutto un divieto di sorpasso, oltre 300 km di strada, di cui 280. Tieni la sinistra, navigatore. 45, in direzione. Scusate l'interruzione del navigatore. Io non riesco proprio a capacitarmi io di questo divieto. Poi, non solo per i camion, i camperisti, quelli che hanno la roulotte, quelli che vanno su con la barca agganciata, pure loro qua c'è un divieto di sorpasso, poi per loro, pure per loro c'è il divieto. Per tutti i mezzi, piccoli, grossi, medi, grandi, giganti, che trasportano rimorchio, qua vige il divieto di sorpasso. Vabbè. Poi dicono che succedono incidenti. La strada... 800 metri, tieni la sinistra, a 22:45, in direzione Brennero. La strada chiusa, bloccata per incidente. Certo, qui vai, una volta va a 70, una volta va a 90, una volta va a 60. Ecco qua, io. Qua siamo a Verona, speriamo che questi qua che vanno piano, che si svincolino e se ne vadino verso Venezia o verso Milano, perché se no io davvero quando arrivo in Germania, ecco, uno ha svincolato, adesso uno ha svincolato. A 22:45 in direzione Brennero per 175 km. Forse uno sembra che abbiamo acquistato qualche chilometro in più, eh? Noi siamo a 80, ma stiamo andando a 80 km. Comunque a me le istituzioni mi devono far capire questo divieto di sorpasso H24, perché io non lo capisco. Io sono ignorante, sono stupido, io non capisco questo divieto di sorpasso H24, a me le istituzioni me lo devono dire. Faccio un appello, se qualcuno vede questo video. Sorpasso vietato cambio. Vedi? Ogni tanto il navigatore te lo dice, guarda, non posso passare, tra la patente da 2 a 6 mesi. Vabbè, dai, ragazzi, ho finito di rompervi le scatole, ho finito. Mo più avanti faccio qualche video quando sto su a Brennero, prima di entrare in Austria. Faccio una piccola panoramica in giro della neve, dove vado incontro. Ok, dai, ciao ragazzi amici di The Web, se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi se non siete iscritti, se siete iscritti continuate a seguire il canaletto di Viandante con la K. Ciao a tutti, alla prossima occasione di video, bye bye.